Ciao a tutti, nuovo video. Eccoci qui con un altro video di 5 prodotti a confronto e stavolta parliamo delle famose matite per sopracciglia che vi nomino da ormai un bel po' di video. Ho deciso di fare questo video perché sono alcuni mesi che sto provando dei prodotti e visto che sono arrivata insomma a 5, volevo parlarvene per tirare un po' le fila e per sentire un po' anche i vostri pareri, le vostre opinioni. Come vi ho detto già in un altro video sulle matite per sopracciglia che ho fatto ormai mesi, mesi e mesi fa, io all'inizio, visto che mi manca proprio una buona parte di sopracciglia e comunque ho tanti capelli ma ho poche sopracciglia, usavo i prodotti in crema. Mi sono sempre trovata benissimo con l'acqua brava di Make Up Forever. E ho usato veramente per tanto, tanto, tanto tempo quel genere di prodotto. Però a un certo punto ho deciso di provare anche altro perché sentivo un sacco di ragazze che si trovano bene con le matite e quindi ho detto, insomma, sarà che solo io non riesco a trovarmi bene? Perciò ho iniziato da quella di Kiko, che non mi era neanche dispiaciuta se non per il colore, però comunque come tratto mi piaceva. Ho usato altri prodottini di cui vi ho già parlato. E ho continuato a comprarne. Ne voglio provare degli altri perché ovviamente voglio continuare a testare e fare anche i paragoni tra i vari prodotti che uso, userò e ho usato. Però il problema principale per me è trovare il colore giusto. Perché comunque io ho i capelli piuttosto scuri, in questa postazione secondo me si vedono meglio, si vede meglio il colore rispetto alla postazione in camera. Sono un castano scuro praticamente, quindi al sole tendono più al castano, quindi più al marrone, mentre alla luce degli interni oppure quando non c'è il sole sembrano più neri. Però per le sopracciglia a me non piace un colore troppo caldo, preferisco qualcosa che tenda più al nero perché il marroncino lo trovo un po' così. Quindi molto spesso trovo prodotti per le sopracciglia troppo chiari, o grigiastri oppure sul castano chiaro, sul marroncino, che non mi convincono. Quindi il mio problema principale è trovare il colore giusto. Devo dire che con un prodotto ho avuto davvero una botta di fortuna ed è questa qui, la matita di NYX. Allora, io ve l'ho fatta vedere nel video dei prodotti finiti e furba come sono, quando ho svuotato la busta ho buttato anche la matita. Quindi magari vi lascio nelle schede il video se volete andare appunto a vederlo, magari ve lo lascio direttamente al minuto in cui mostro la matita per farvi vedere com'è. È comunque, non so se si capirà da qui, una di quelle classiche matite automatiche. Quindi con la mina piccolina che si può appunto svitare per far uscire il prodotto, riavvitare per farlo rientrare. Si chiama Micro Brow Pencil, questa qui, io l'ho presa nella colorazione Black Noir MBP08 per la precisione, e l'ho acquistata al Cosmo Prof. Ero con Chiara, Chiara 83, che saluto e a cui mando un bacione. Un bacio tesoro. Quando l'ho presa, l'ho swatchata in velocità perché c'era un casino allucinante allo stand e non volevo stare lì a perdere troppo tempo, però visto il problema insomma dei colori ho voluto swatcharla. L'unico prodotto penso di avere che ho swatchato allo stand di NYX, gli altri non li ho provati. Il colore mi è sembrato giusto, l'ho fatto vedere anche a Chiara, mi ha detto vabbè dai, proviamo. L'ho acquistata, dall'altra parte ha lo scovolino come vedete qui. E ho iniziato praticamente ad utilizzarla da subito, quindi l'ho usata per 3 mesi abbondanti, fine marzo, aprile, maggio, giugno, sì, per 3 mesi. Da un giorno all'altro poi mi ha mollata perché una mattina l'ho svitata per farla uscire perché la mina era praticamente terminata e non ce n'era più, quindi più o meno 3 mesi usata tutti i giorni. Questo come colore era veramente perfetto. Tutti i video praticamente che avete visto nei mesi scorsi erano fatti con queste, le mie sopracciglia, in tutti i video che avete visto le mie sopracciglia erano fatte con questo prodotto qui, praticamente per tutta l'arcata, e poi andavo a scaldarle e dare un po' di tridimensionalità con un altro prodotto che vi farò vedere. Questa qui però per me è veramente ottima. Ottima perché? Perché ha questa mina sottile sottile che vi permette di disegnare i peletti. Mi dispiace infatti di averla finita, ma ripeto, è stata una cosa cioè proprio improvvisa.
Avrei voluto farvela vedere anche in azione, ma penso che la riacquisterò, quindi ci sarà modo di farvela vedere. Ha una mina appunto sottile, quindi permette di disegnare bene i peletti, aderisce anche nelle parti in cui non ci sono i peli, ha un tratto definito, ha un tratto continuo, non crea problemi, non è troppo morbida, non è troppo dura, ha una consistenza perfetta, dura tutto il giorno, veramente super 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 promossa. Io potevo usare anche solo questa per tutte le sopracciglia. Voi direte, vabbè, è ovvio, e invece no, non è ovvio perché la maggior parte dei prodotti che ho qui non mi permettono di fare questo. Vi parlo quindi subito di un altro e vi parlo di questa matita bio di Benecos. Io ho deciso di acquistare questa qui perché volevo un prodottino bio anche per le sopracciglia. Usandolo tutti i giorni mi faceva piacere e ho voluto provare questa. L'ho acquistata all'ex Mamma Bio Cuoriccione, che adesso è matura, sì. È questa qui, ha lo scovolino da questa parte per pettinare le sopracciglia e poi ha la matita. La matita è in questa colorazione, adesso ve la farò vedere. È questa qua. Non so se vedrete, qui mi ha lasciato un po' di residuo e se io vado a scrivere non è particolarmente scrivente, perché vedete? Sì, scrive, però non troppo. Per avere un buon effetto bisogna comunque andare ad insistere. E questo cosa comporta? Comporta che mi strappa i peletti, cosa che io non sopporto, anche perché ne ho pochi, perciò quei pochi che ho vorrei che rimanessero attaccati. E non mi dà un effetto pieno e immediato. In più, nella parte dove appunto non ho i peli, non aderisce e non me la va a riempire. Quindi io questa qui la posso usare solamente dove praticamente ho i peli e per andare a riempire. In più, appunto, devo insistere un po' perché deve scaldarsi e deve andare un pochino ad ammorbidirsi, essendo abbastanza dura. Questo non me la fa male particolarmente perché cioè nel momento di transizione da quando è così a quando ha raggiunto la morbidezza ideale rischio di strapparmi tutti i peli e questa cosa non mi piace tanto. Come colore va abbastanza bene, non mi lamento, però non posso usarla appunto da sola, devo andare ad abbinarla ad altro. E a cosa l'abbino io per la maggiore? L'abbino a questa qui, questa piccina che mi è rimasta ormai veramente una cosa invisibile, che vi ho già mostrato nell'altro video sulle sopracciglia, e è la matita Essence. Anche questa da sola io non riesco a usarla perché è troppo nera, ve la faccio vedere. Questa ha un tratto decisamente più evidente. Ve la faccio vedere anche qui, cioè vedete, questa scrive proprio tanto. È nera e quindi purtroppo è un po' troppo scura. Quindi io la uso nella parte interna dove non ho i peli perché mi va a riempire perfettamente la zona, non mi lascia il buco, scrive subito, però se vado poi a fare tutte le sopracciglia con questa matita è troppo scura. Io ho anche l'altro colore, questo qui, la brown, la 02, e però questa appunto è troppo calda e quindi non posso usarla da sola. Ve la faccio vedere in mezzo ai due swatch di quella nera, è questa qua, è troppo, davvero troppo calda, quindi non posso usarla e vado sempre sulla nera. La nera la uso nella parte iniziale e poi vado a completare le sopracciglia con un'altra matita, che sia questa di Benecos, in passato appunto era anche quella di NYX, perché quella di NYX mi dispiaceva in un certo senso usarla anche per ricostruire la parte iniziale, quindi a volte l'ho fatto proprio per testarla, ma poi usavo quella di Essence all'inizio e poi andavo con quella di NYX a finire l'arco. Ma entrambe, sia questa qua di Benecos sia quella di Essence, appunto, non posso usarle per tutto il sopracciglio. Devo dire però che questa, ecco, è caduta, quella di Benecos, ma perché ultimamente mi cade tutto? È lo stesso, pace. Devo dire che questa di Essence, per il pezzo che ha, è davvero ottima perché
Ho una buona resa, dura tantissimo, dura veramente tutta la giornata. L'unica cosa sono i colori, che sono un po' così. Se dovete solamente riempire le sopracciglia, secondo me può essere veramente l'ideale perché costa pochissimo e fa il suo lavoro. Se dovete ridisegnarle, va bene lo stesso. Se avete la fortuna di trovare il colore giusto per voi, ancora meglio. Altrimenti potete fare come me, che uso due colori. Uso due colori e in più vado a dare un po' di tridimensionalità con un altro prodotto, perché anche questo purtroppo non è il colore perfetto per me. E è questa matita di color caramella che mi è stata regalata a Natale. Ve l'avevo fatta appunto vedere nel video dei regali di Natale. Era 020, mi sembra, vi lascio il numero però perché la scatolina ce l'ho di là, vi lascio il numero da queste parti. La scatolina l'ho lasciata nella mia postazione, adesso non voglio di stoppare tutto e andare a prenderla. È questa matita che si presenta così, qua c'è la mina e qui c'è sempre lo scovolino. Questa mi fa un po' fastidio perché tutte le volte devo stare a pensare da che parte aprirla, perché la maggior parte io vado ad aprirla da questa parte qua e poi mi trovo con lo scovolino. Devo pensare che devo aprire dalla parte dove non c'è il colore, ma quello è un problema mio. Per il resto, assolutamente niente da dire. Il colore, ve lo faccio vedere, è sicuramente molto pieno, è il primo qui, ho fatto solamente una passata. È meno calda rispetto, è un po' più scura, è sempre tendente al caldo, però meno di questa di Essence, è anche un pochino più scura. Mi piace tanto, vi faccio vedere un altro swatch qui. I miei swatch così disordinati delle matite per sopracciglia sono veramente inquietanti. Comunque, questo è un colore che per me può andare abbastanza bene, ma anche questo va mescolato con altro perché altrimenti risulta troppo caldo. Quindi io, come vi ho detto prima, andavo a fare la parte iniziale, o vado a fare anche adesso la parte iniziale con quella di Essence, poi vado magari con o quella di Benecos o con l'altra che vi farò vedere, o quando l'avevo quella di NYX, e poi davo un pochino di facevo ridisegnavo un po' di peletti random con questa qui per scaldare un po', e così mi sono sempre trovata bene. Mi sono sempre trovata bene anche adesso che sto usando l'ultima arrivata, quindi la Manga Brows. Ve l'ho già detto, ve ne ho già parlato, la sto usando da poco perché ormai sono passati 10 giorni circa. Ve l'ho messa nei bocciati perché non mi ha stravolta nei primi utilizzi, e anche se sono ancora ai primi utilizzi, quindi mi riservo ancora di testarla, però continuo a pensarla nello stesso modo. Ha queste due punte, quindi una più scura, la Deep Ebony, questa è quella lilla, e l'altra, no, una un po' più chiara, la Deep Ebony, e una più scura, la Pure Black, questa, e da questa parte dove c'è la Pure Black c'è anche lo scovolino. Questa cosa è un po' scomoda perché a volte tiri di più, tiri di meno, quindi o non ti esce la mina oppure ti rimane come sempre lo scovolino. Però insomma, questi sono i problemi che ritrovo sia con questa sia con quella di color caramello. Io preferisco mina da una parte e scovolino dall'altra, è anche evidente, nel senso che col tappino magari trasparente, in modo che io lo possa vedere e possa distinguere in due parti senza stare a perdere tempo. Di questa vi faccio anche lo swatch. Allora, questo è il Deep Ebony, che come vedete è simile a questa di color caramel, ma meno calda, e quindi per me è più adatta. E l'altra invece è la Deep Black. Queste qui andrebbero benissimo, questa qua, l'ultima, andrebbero benissimo per fare quello che serve a me, quindi dare un po' di tridimensionalità e costruire, diciamo, ricostruire il sopracciglio. Però purtroppo nella parte dove non ho i peletti non scrive e non riempie. È troppo morbida e non mi dà quella coprenza che mi serve. Mi avete consigliato anche voi di incipriare un po' la zona e poi passarla? Sì, è vero, la situazione in quel modo un pochino migliora, però comunque non è l'effetto che piace a me. È troppo morbida comunque perché dopo 3 giorni o 2 giorni, cioè 2 volte che la utilizzate, va ritemperata, quindi io in questi pochi utilizzi l'ho già temperata 3 o 4 volte.
e questa cosa per me non va assolutamente bene. Penso di aver temperato quella Benecos 4-5 volte in tutti i mesi che lo utilizzo e altrettanto questa qui di color caramel, quindi non ha assolutamente la durata che vorrei, e in più soprattutto non la riesco a usare per ridisegnare il sopracciglio, quindi continuo a utilizzare la Essence nell'angolo interno e poi vado a finire il sopracciglio. Non credo che la riacquisterò, sinceramente. Non penso proprio, così come non credo che riacquisterò la matita Benecos, perché penso che potrebbe essere come altri prodotti che potrei trovare, è uno di quelli che non mi fa impazzire, mi strappa i peletti. Anche quella Essence tende a farmelo, però dalla sua ha anche il fatto che mi riempie come quasi nessun altro tipo di prodotto, quella parte dove non ho i peli, e ha un prezzo totalmente inferiore. Le due più care penso che possano essere questa qui di color caramella, anche se è stato un regalo, però non penso sia super economica, e quella di NYX, che mi sembra di averla pagata sui 9 euro. Comunque controllerò online e poi vi lascerò il prezzo esatto qui o nell'info box direttamente. Questa l'ho pagata sugli 8 euro, mi sembra, una cosa del genere. Comunque, siccome devo fare un altro ordine online, ho visto su un altro sito che era sugli 8 euro qualcosa. Non neanche questa particolarmente economica. E per me non abbastanza valida. Sicuramente se avete solo da riempire un po' di buchetti ci può stare, vi durerà anche di più, dovrete anche temperarla meno spesso, però io non la consiglio particolarmente. Consiglio invece questa, assolutamente, di color caramella. Se avete la fortuna di avere un corner di questo brand in una via profumeria o in un negozio vicino a casa, fateci un salto perché secondo me merita. E quella di NYX, assolutamente, quella di NYX è super 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 valida e è super approvata, infatti penso che la riacquisterò, così come comunque quella di Essence per i 2 euro e qualcosa che costa, assolutamente da provare. Quindi direi che queste sono le mie matite. Come vi ho detto all'inizio, io faccio fatica a trovare un prodotto che vada bene per tutto. Penso, al di là del fatto della tridimensionalità, che comunque è sempre apprezzabile e sarebbe sempre da ricreare, però io se non c'ho voglia vado di un colore e basta. È caduta anche quella di NYX, benissimo, oggi proprio cade la qualunque, quindi insomma se non volete fare la perfezione, quindi andare a ricreare tutte le varie possibili sfumature, io vi consiglio assolutamente quella di NYX, perché con quella potete fare tutto, sempre, ripeto, se avete problemi simili ai miei, quindi di spazietti vuoti e di dover proprio ricostruire la sopraccigliare. Basta, direi che anche per oggi ho parlato un bel po', io e la mia mano piena di striscette disordinate vi salutiamo, vi mando un bacio grande, grazie per aver guardato questo video e se vi andrà ci vediamo al prossimo. Mua! Ciao, e ovviamente fatemi sapere voi le matite che mi consigliate, ditemi qualcosa di quelle Nabla perché io sono molto curiosa e penso di provarle, e fatemi sapere se c'è qualcosa che secondo voi devo provare. Basta, vado, mua! Ciao!